Sono contento perché devo ringraziare l'avvocato, devo ringraziare Nicola Cinguini, anche Marco, tutti i collaboratori, anche Paolo che sono stati bravi e che mi hanno aiutato. Io ringrazio e che devo dire, io dico solo una cosa, mi dovete aiutare di trovarmi qualche frigorifero, qualche mobile per stare entro casa, se no non può andare avanti così, che devo aiutatemi subito che ho bisogno. Io sono andato a chiedere lavoro in tutti gli alberghi di Vasto, tutti mi chiudono le porte e questo è sempre che continua, no che uno che è razzista, purtroppo c'hanno troppi stranieri, che cosa devo fare? Aiutatemi che ho molto bisogno e vedete che cosa volete fare. Prima stavo alla casa comunità, mo mi hanno dato questa casa, sto bene e sto più tranquillo. E speriamo che mi aiuteranno di tutto. Che devo fare? Io devo ringraziare tutti quanti. Domenico Cobea, italiano, dopo anni di graduatorie e dopo l'assegnazione di un alloggio popolare che però gli era stato occupato abusivamente, oggi finalmente alla sua abitazione. Ho condotto questa battaglia in silenzio e senza clamore, non mi è interessato farmi pubblicità sulle sciagure altrui, ma solamente ottenere il risultato. Risultato che appunto abbiamo incassato grazie anche all'avvocato Nico Tariddi del Foro di Vasto che gratuitamente si è messo a disposizione per sbrigare alcune pratiche grazie a quelli che hanno contribuito alla causa. La notizia è questa, ma anche che oggi un italiano ha un alloggio popolare in una città e in un paese nei quali sembra che gli stranieri e i Rom abbiano la precedenza su tutto e su tutti.